Buongiorno a tutti. Durante l'estate due eventi sono stati maggiori per spiegare quello che è successo sui mercati. Prima e innanzitutto l'inflazione di Tananza che è stata registrata per quanto riguarda la politica monetaria americana. Metà maggio, quando il suo presidente ha dichiarato che ci sarebbe un assestamento nella politica monetaria americana per il futuro, questo è stato veramente un momento forte per i mercati finanziari, con un impatto, ce lo vedremo, abbastanza negativo sui flussi sui mercati obbligazionari. Il secondo elemento fondamentale è la situazione di riequilibraggio per quanto riguarda la crescita mondiale. Si è visto adesso che sia in America che in Europa, a un livello un po' più inferiore, ma sia in Europa che in America la crescita sta tornando. Quando invece sui mercati emergenti abbiamo visto qualche problema di tipo strutturale che probabilmente rallenterà la crescita di questi paesi per il prossimo futuro. Questi due elementi spiegano quello che è successo sui mercati finanziari. L'impatto di questi due eventi sui mercati finanziari è anche lì abbastanza chiaro. Da un lato abbiamo visto una salita dei mercati borsistici dei paesi occidentali, quando all'opposto i paesi emergenti andavano in giù, e il secondo impatto è stato sui mercati obbligazionari che hanno sofferto di un grande rialzo dei tassi. Dunque, da un lato vediamo che la considerazione che la politica monetaria americana dovrebbe cambiare, dovuto al fatto che la crescita sta tornando, ha veramente motivato gli investitori finanziari da tornare sui mercati borsistici acquistando delle azioni. Più di crescita domani significa più di utili per le società e dunque un incremento del valore delle azioni. All'opposto, un restringimento della politica monetaria americana ha ovviamente creato dei problemi per i mercati obbligazionari con un rialzo dei tassi a lungo termine di più o meno 100 basis point sui mercati obbligazionari. Assistiamo probabilmente adesso a quello di cui parlavamo all'inizio di quest'anno, cioè un movimento di grande rotazione dei flussi che vanno dai mercati obbligazionari verso a favore dei mercati azionari. La zona che ha più sofferto di questi movimenti è stata la zona dei paesi emergenti. Abbiamo visto durante l'estate la sensibilità, la fragilità di queste economie e soprattutto di questi mercati ai flussi internazionali. E dunque qualche imbalance, qualche problema strutturale di alcuni paesi si sono visti con un ripatrimento di capitali che ha spiegato la discesa, la deprezzazione del 20% mediamente di queste valute dei paesi emergenti. In termini di politica di investimento, cosa significa questo ambito? Continuiamo a considerare che i mercati azionari sono la classe di attiva da privilegiare. Dunque manteniamo una sovraesposizione sia sui mercati europei che sull'America, un po' meno, e ci ritorneremo, sui paesi emergenti a breve termine. Dunque chiaramente sia in termini di valutazione che di anticipazione della crescita economica, i mercati americani e europei sono da privilegiare. Malgrado la discesa dei mercati emergenti, pensiamo che dobbiamo, per probabilmente 1 o 2 trimestri, rimanere abbastanza cauto per quanto riguarda l'esposizione sui paesi emergenti. Questi paesi devono risolvere alcuni problemi e questo passerà tramite un rallentamento della loro crescita. Sui mercati obbligazionari continuiamo a essere cauti per quanto riguarda i govies, le obbligazioni dei paesi europei o americani. Poco a poco torneremo a dei livelli di tassi che ci daranno la possibilità di acquistare a dei livelli di tasso di interesse abbastanza attraenti. Piano piano ci ritorneremo, non c'è fretta. Per
Per quanto riguarda le valute, manteniamo il nostro scenario secondo il quale il dollaro dovrebbe rafforzarsi entro la fine di quest'anno. Infine, manteniamo una sovraesposizione sul petrolio e questo si capisce nell'ambito geopolitico di cui volontariamente non abbiamo voluto parlare durante questa intervista. Abbiamo voluto concentrarsi sugli aspetti finanziari e economici, ma effettivamente gli eventi in Siria ci conducono a mantenere una sovraesposizione sull'olio. Grazie mille per la vostra attenzione e a fra poco.